Ragazze, bentornati in questo nuovo video. Non spaventatemi se mi vedete struccata, ma in realtà questo è un video che mi preparo con voi. Perché? Perché devo uscire, tra poco vado da Primark, quindi ad Arese, il centro commerciale, e nel frattempo volevo un attimo farvi vedere quindi come mi trucco. Ho acquistato dei nuovi prodotti, dei prodotti della MAC, quindi volevo farvi vedere un attimo all'Arese e parlarvene. Poi ho tutta la nuova collezione della Pupa che mi è arrivata, quindi volevo usare anche questi prodotti e farveli vedere durante il video, però sono di frettissima perché ovviamente sono in ritardo come al solito e tra poco praticamente devo uscire, quindi vi faccio questo video veloce, spero che vi piaccia, fatemi sapere se questa chiacchierata insieme vi interessa, così magari ve la ripropongo anche in altri video. Vi mando un bacio e vi lascio il video. Allora, ho già messo la mia crema idratante, ho usato questa, la Rila Steel Acqua Fluido Normalizzante. In realtà è nuova, quindi vi farò sapere come mi trovo. Adesso la pelle è veramente devastata, non so se si vedrà nella telecamera, perché non ho curato molto la pelle in quest'ultimo periodo, quindi adesso ricomincio con la beauty routine. E cosa vi voglio far vedere? Oggi per prima cosa userò il nuovo fondotinta che ho comprato, questo è il MAC Pro Longwear. Ne avevo sentito parlare, ma non sapevo in realtà come rendesse sul viso. L'ho provato alla MAC, devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Dura veramente tantissime ore e la cosa che mi piace di più di questo fondotinta è l'effetto satinato che dà sul viso. Comunque è un effetto, come dire, luminoso, nonostante sia a lunghissima durata. Quindi lo applico un pochino sul dorso della mano e poi lo stendo con un pennellino a lingua di gatto, con delle setole non troppo compatte, nel senso, vedete, questo pennello già ha delle setole più corpose e sono più numerose, più grosse. Questo è proprio, ha proprio delle setole meno numerose e meno corpose. In genere lo uso per stendere il primer, perché dà una stesura più leggera, e questo fondotinta, comunque essendo già molto, come dire, corposo, bisogna metterne poco e stenderlo bene, poco per volta. Adesso sono super in ritardo in realtà, quindi mi devo muovere. Allora, praticamente oggi voglio andare ad Arese, qui c'è il centro commerciale, è un bello grande, anche se da forse perché io sono abituata spesso ad andare ad Orio al Serio, al centro commerciale lì, ma non mi è sembrato veramente così grande. Comunque ci sono tutti i negozi, per me è veramente comodissimo ormai, è la mia seconda casa, in realtà. E c'è tutto, quindi vado praticamente quasi sempre lì. Tra l'altro c'è anche Primark, che so che molti di voi adorano. C'è la MAC, quindi veramente io arrivo in pochissimo tempo e compro tutto lì ormai. Poi, come correttore, metto questo della Dermablend. Lo applico giusto un po' così e poi con le mani perché sono super di fretta. E vi dicevo che voglio andare lì perché l'altra volta sono andata dai Primark e ho fatto diversi acquisti. Se volete, vi faccio un video dove vi parlo un po' degli acquisti, cioè vi parlo, vi faccio vedere cosa ho comprato perché veramente ci sono delle cose carinissime che costano un cavolo. Da Primark, zainetti, ovviamente vabbè, non saranno super di qualità, però devo dire che non sono nemmeno malaccio, anche perché il mio ISPAC veramente, vabbè, dopo tanti anni di utilizzo è diventato veramente uno schifo, anche se comunque l'ho pagato tanto. Nel frattempo metto il Pantherly di MAC. Diciamo che parlando con la commessa volevo sapere se avessero qualche primer particolare. E loro mi hanno detto che usano questi, che sono gli ombretti in crema opachi. E voglio vedere se effettivamente funzionano come il primer di Urban Decay, perché comunque il costo è molto ammortizzato di questo rispetto a comprare un primer. Anche se devo dire che mi sa che non lo sostituisce il primer di Urban Decay, perché quello veramente se lo metto la mattina, la notte ho ancora il trucco intatto. Con questo invece vedo che già dopo 6 ore il trucco inizia ad andare via, quindi comunque sto continuando a testarlo. Dicevo che da Primark ci sono veramente tantissime cose carine, e l'altra volta ho visto delle tutone fantastiche.
da mettere per stare in casa, per esempio a forma di orso, a forma di Mickey Mouse, a forma di, come si chiama, Minions, bellissimo. Questo è il nome ombretti di pupa, ce n'è uno sul bronzo dorato, non proprio bronzo marroncino, e uno sempre sul malva rosato. Comunque andrò magari su quello sul rosino, visto che siamo in autunno. Lo applico direttamente con l'oro applicatore, così la rese un pochino più coprente. E la metto sulla palpebra mobile, veramente è un trucco super veloce perché devo essere pronta in 10 minuti. E stavo dicendo che ho visto questi tutone che si mettono per stare in casa, sopra i vestiti, e vi trasformate in un Minions o in un orso praticamente. Non so da voi, ma qua a Milano, cioè a Milano, a casa mia, il pomeriggio fa un freddo e infatti avevo detto l'altra volta, vabbè dai, lo comprerò più avanti perché adesso mi sembra esagerato, ancora non fa così freddo perché l'ho anche provato, stavo morendo di caldo. Invece ieri pomeriggio ero a casa e ho detto, madò, già fa freddo di nuovo e quindi voglio la mia tutona di Primark, costava 15 euro tipo. Poi prendo il Malva e lo metto nella piega dell'occhio. E quindi ci sono anche tante cosine, delle calze bellissime, comodissime. Comunque non vi dico niente perché vi voglio fare il video dove vi faccio vedere un po' di acquisti, perché se siete della zona veramente conviene fare un salto. Ci sono delle cose a pochissimo prezzo, super convenienti. Allora, metto questo Malva giusto un pochino nella piega dell'occhio. E poi lo sfumo. Poi, in questi giorni ho finalmente ripreso a fare i video perché mi sono un attimo, perché ho finalmente un pochino di tempo. Allora, poi prendo Buck della Naked, quindi un marroncino opaco, e lo applico nella piega. E quindi dicevo che ho fatto diversi tutorial di Halloween che vedrete prossimamente sul mio canale. Poi magari mi dite cosa ne pensate, se vi piacciono, perché di solito non faccio mai tutorial di Halloween perché ce ne sono tantissimi, anche di persone bravissime, però questa volta, quest'anno mi è presa un po' la vena creativa, diciamo, e ho deciso di girare qualcosa. In realtà nella nuova collezione della pupa ci sono anche i matitoni, Maxi Pencil, che si usano per fare gli smokey eyes. Magari prossimamente vi faccio uno smokey eyes, che da un po' che non ne faccio, anche se devo dire che su di me non è che stanno benissimo, forse anche per questo che non ne faccio tanti. Comunque c'è il matitone sia in nero che in viola. Ora lo provo giusto pochissimo, come se fosse una matita, e poi magari lo vado a sfumare. Si può sfumare sia con questo pennellino qui dietro, se no con un pennellino di quelli tagliati, tagliati. Ora vi faccio vedere. Di questi qui. Questo lo devo pulire perché è un po' sporco, perché ho fatto i video di Halloween e ancora devo pulire i pennelli. Comunque, di questa collezione, più che gli ombretti, che sono secondo me più o meno sempre soliti ombretti brillanti, mi sono piaciuti tanto i rossetti, che mi piacciono sempre, che sono di tantissimi colori. Il mascara, anche se devo capire un po' la texture, in qualche modo, del mascara, perché mi sembra un pochino più secco, anche se è il Vamp. Io adoro il Vamp, è il mio mascara preferito. Questo è viola, vinaccia così, però mi sembra un pochino più secco rispetto ai soliti. Metto anche un po' sotto. E gli smalti sono bellissimi, hanno dei colori veramente stupendi. Come al solito, solo che adesso io ho delle unghie veramente orrende perché in genere faccio lo smalto semipermanente. O comunque quando ce le ho curate riesco a non mangiarmele, a curarle, diventano carine, diciamo, guardabili. Invece quando le lascio lì perdere inizio a mangiarle perché vedo che sono brutte e non mi piacciono. Vi faccio vedere i colori, cioè questo è bellissimo, cioè, io adoro i fucsia rosa così, rossi. Poi c'è il solito vinaccia, molto carino, un viola un pochino più scuro, questo per l'autunno è fantastico,
quest'altro rosa fucsia bellissimo e poi questo rosa un pochino più chiaro, insomma tutti i colori bellissimi, però non è, devo dire che non è venuto male il trucco occhi con questa matita così. Dovrei sistemare le sopracciglia, sistemo velocemente le sopracciglia con questa matita di MAC che è quella per bionde in realtà. È la Strawberry Blonde, è fantastica per le bionde, per me un po' meno, però adesso ce l'ho sotto mano e sono di frettissima. Ok, poi prendo il mascara viola della nuova collezione. Guardate che bello, è bellissimo. Vabbè, io adoro il packaging, se guardate su Instagram in genere metto tutte le foto. Solito scovolino dei Real e ora vado a darmelo. No, effettivamente non mi sembra così secco come mi era sembrato l'altra volta. Forse è un pochino più pastoso. C'è da dire che prima di trarre giudizi bisognerebbe provarlo più volte. E sul viola, sulla vinaccia, però in realtà non è che proprio si nota, se vi guardano. Solo che questi mascara sono belli, secondo me, soprattutto sugli occhi chiari, sul verde tantissimo, perché mettono tantissimo in risalto l'occhio, il colore dell'occhio, anche se il nero è più intenso e dà più intensità allo sguardo, questo mette proprio in risalto il colore dell'occhio. Ok, questo è la cipria in polvere di Pupa. Questa è la Professional Powder, in polvere libera. Questo penso che sia una delle edizioni standard che c'è sempre. Con il mio pennellone di neve che mi piace tantissimo, per mettere la cipria è fantastico. Anche se in realtà dicono che questo fondotinta si potrebbe anche usare senza cipria, però io preferisco metterla perché poi per spendere. Perché poi per. Stendere dopo i prodotti, secondo me è meglio mettere sempre la cipria, se no diventa un paltone. Vado poi con un po' di terra, io uso questa della Pupa Like a Doll Maxi Blush 301, solo che in realtà è una terra perché è marrone, quindi la uso come terra. La metto un minimo. Allora, come blush dovrebbe esserci sempre nella collezione anche il blush, solo che non so perché i blush non me li mandano praticamente quasi mai le aziende quando mi mandano i prodotti, mi mandano sempre gli ombretti, matite, smalti, però il blush in realtà è la parte che mi piacerebbe di più, il prodotto che mi piacerebbe di più provare, perché non ne ho tantissimi, ho sempre più o meno gli stessi colori e in realtà non me li mandano mai. Comunque, vabbè, fa niente. Anche se, no, effettivamente ho detto una cavolata. Diciamo, quando sono in una collezione limitata, oddio, ah, meno male, meno male. Mi è arrivato un messaggio della mia amica che devo andare a prendere alla stazione. Il treno è in ritardo, quindi ho più tempo, di 8 minuti, quindi ho più tempo per fare il video. Perché giustamente io mi riduco sempre all'ultimo secondo. Dicevo, quando mi mandano le collezioni come questa, non so perché il blush non lo includono mai. Ed è in realtà la cosa che mi piacerebbe di più provare, perché non so, ho una passione per i blush, anche se spesso non sempre sono buoni, eh. Per il viso, per le guance uso questo prima, Pinch Peach di MAC, che è un rosato molto chiaro. Lo sfumo bene. E comunque siamo quasi alla fine del trucco. Volevo chiedervi di farmi sapere magari se avete qualche idea, qualche video particolare che vorreste vedere, non solo di trucco ma anche di qualcos'altro. Adesso io pensavo di girare qualcosa come per esempio un trucco da tutti i giorni, visto che adesso abbiamo ricominciato un po' tutti la routine. Anche magari qualche outfit, qualcosa così. Vado con Melba di MAC, questo è un nuovo acquisto, sempre l'altra volta quando mi ha provato i prodotti la signorina, perché a me piace farmi truccare, perché cioè, va bene che comunque ho fatto il corso di trucco e tutto, però in realtà vedi sempre nuovi prodotti, vedi come li truccano gli altri. Mi sa che andrò col fucsia intenso che è il numero 418
Lo applico prima con una matita Made to Last 401, sempre della Pupa. Vado di fretta, non mi metto a fare cose super precise. Ok, ho fatto un po' il contorno alla buona, diciamo. E poi vado con rossetto. Sì, si sposa bene, praticamente è quasi uguale alla matita. Ed eccoci qua. Niente ragazze, spero che il trucco vi sia piaciuto, più che altro è stato un momento un po' così per chiacchierare sui nuovi prodotti e le nuove uscite. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima, ciao!